Analizziamo come vengono presentati i risultati nella EBSCO eBook Collection e come accedere al full text. L'ordinamento è per rilevanza, quindi gli ebook più pertinenti saranno all'inizio. Eventualmente possiamo scegliere l'ordinamento dal più recente, cliccando su Relevance e scegliendo Date Newest. Per ogni ebook vengono indicati riferimenti bibliografici. Quindi vediamo ad esempio il primo risultato. Abbiamo il titolo, poi sono riportati gli autori, il luogo di edizione, la casa editrice, che sarebbe Wiley, e l'anno 2008. Sotto vediamo i subjects. In questo caso il subject è medical. È utile guardarli per capire la pertinenza del libro stesso. Vediamo ad esempio che il primo risultato era nel soggetto medical, mentre il secondo political science. Per accedere al full text basta cliccare sul titolo. Apriamo ad esempio il primo libro, Lower Extremity Wounds. Nella sezione Most Relevant Pages from this book viene specificato in quali pagine del libro sono stati trovati i termini di ricerca. Andiamo ad esempio a pagina 163, come suggerito, dove vediamo che il capitolo 7 è dedicato al nostro argomento. Siamo al PDF. Possiamo scorrere il libro avanti o indietro. Vado ad esempio indietro un paio di pagine. Questo è il capitolo 7, appunto interamente dedicato alle ulcere da pressione. Se vogliamo salvare la pagina o una parte, clicchiamo su Save Page. A questo punto noi vediamo che possiamo salvare massimo 60 pagine per sessione. Possiamo salvare la pagina corrente oppure indicare da quale pagina la vogliamo, quindi ad esempio mettere dalla pagina corrente alle successive, massimo appunto 59 pagine. Oppure ancora possiamo salvare il capitolo, quindi This Section lo selezioniamo e clicchiamo su Save PDF. In questo modo noi salviamo permanentemente il capitolo.